Amici di Wii Motorsport, benvenuti a questo nuovo episodio. Oggi siamo sempre in compagnia con Alessio Piana, giornalista e anche commentatore Eurosport. Ormai siamo fedeli sempre insieme a commentare, visto che poi ci seguite e anche appuntate di cosa parlare. Vi ricordo di commentare anche su Spotify, come sta facendo anche qualche nostro fan, argomenti di cui trattare, e quindi approfondiamo. E quindi grazie Alessio, che sei qua. Ciao Fabrizio, sì, ti ringrazio intanto dell'invito. Mi è fatto molto piacere che mi hai segnalato che sono arrivati dei commenti, ci hanno dato i compiti da casa, per cui sono qui per chi ci ascolta. Ben volentieri, così abbiamo diversi temi da trattare, per cui si commenta. Intanto seguite il podcast di Fabrizio perché ha sempre ospiti decisamente di livello, superiore al sottoscritto, da Virginio Ferrari in poi. Voglio dire, per cui seguite il motorsport e commentate, sì, no, non insultate, magari in privato, in pubblico viene male, in privato sui miei DM, sui social lo potete fare. Assolutamente, ci teniamo che ci insultate. No, scherzo. Sì. Però, dimmi. No, no, guarda, gli insulti, ma sai qual è il discorso? Chi fa il telecronista come il sottoscritto prova a farlo? Io non lo so, ma è uno dei mestieri dove il pubblico critica di più. Cioè non so per quale ragione, ma il pubblico si sente di saper fare meglio di te il lavoro. Io per fortuna non più di tanto. Cioè, vedo miei colleghi o presunti tali che ricevono delle caterve di insulti ad ogni gara. Io tutto sommato, anche perché non voglio fare il fenomeno di sta ceppa, ma ci sono due o tre cose su cui mi puoi attaccare: magari che urlo troppo, magari che alle volte sono troppo logorroico, ma per il resto, cioè, mettersi a discutere un po' di ciò che dico, viene difficile, specie perché tratto campionati che alla fine, cioè, è difficile avere una conoscenza ampia, cioè, nell'endurance alla fine. In Italia sì, viene seguito, ma non è che c'è questa conoscenza approfondita dell'endurance di Suzuka e quant'altro. Però noto che molti miei colleghi, cioè, la prima cosa, neanche si discute le gare, ma si discute dei telecronisti. E io ho sempre detto, il telecronista deve essere un valore aggiunto, non deve essere il protagonista, però altri preferiscono fare diversamente, ma non mi riguarda così. Per cui gli insulti sì, ma sono spiacevoli. Fateli in privato, in pubblico. Cioè, Fabrizio non se li merita. Io magari sì, ma Fabrizio no, dai. Ti ringrazio. No, no, ma comunque ripeto, critica sì, ma costruttiva. Insulti, se succede, sono già arrivati, ma pochi, 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 pochi. No, top. Comunque, finiamo la lista della spesa. Allora, dico, ascoltate l'episodio, quello con me, Alessio, anche gli altri. Mettete un bel segui, votate 5 stelle l'episodio e anche il canale, sempre su Spotify, e mi raccomando, commentate, commentate, così lo intitoliamo diverso. Alessio Pianna risponde. Ecco, così ogni settimana mi ritrovo qui a parlare con Fabrizio a rispondere. No, lo faccio con piacere. Io dico sempre, quando si parla di motociclismo non ho problemi. Cioè, se devo andare a una cena a parlare di moda o quant'altro, non faccio scena muta, ma il motociclismo non è un problema. Anzi, un'ora diventa stretta alle volte, per cui fa solo piacere. Qual è la lista della spesa? Me l'hai anticipata, ma ci sono vari argomenti. Allora, la lista della spesa che ci hanno chiesto espressamente è parlare di Superbike e anche BSB. Bene, bene. Cioè, un argomento che mi piace, uno un po' meno, dai, sto scherzando. No, beh, la Superbike immagino anche perché avevamo lasciato un po' di filler, diciamo così,
precedente episodio dei regolamenti, che credo sia da approfondire proprio il discorso dei regolamenti, anche perché io ho sentito e letto in questi ultimi due mesi relativo dei commenti inerenti al regolamento 2024 mondiale Superbike che mi hanno fatto giungere alla conclusione che nessuno ci ha capito nulla, cioè non hanno letto la bozza di regolamento, non si sono informati, cioè come sempre, no? Per strano. Cui è strano, no? Nessuno che capisce i regolamenti, strano. Ma sai, non l'avrei mai detto. C'è un problema di fondo. I regolamenti, parlo ovviamente di giornalisti, telecronisti, appassionati anche, quelli che credono di saper tutto, no? Che sono il male minore, il male peggiore sono chiaramente gli addetti ai lavori. Parlo di giornalismo, ovviamente, di chi fa il professionista dell'informazione. I regolamenti, che dovrebbe essere la base, cioè se tu segui un campionato devi conoscere il regolamento del suddetto campionato. Io i regolamenti tutti, quelli FIM ma anche di determinati campionati nazionali, io spendo l'inverno quando escono in forma definitiva, solitamente tra gennaio e febbraio escono tutti i regolamenti, parlo di motomondiale, parlo di superbike, endurance, motocross e quant'altro, io mi metto a leggerli, e questo lo faccio da una decina d'anni, anche di più. E di fatto, per fortuna, adesso nei regolamenti evidenziano soltanto in grassetto, in neretto oppure in rosso le novità, per cui alla fine c'è uno storico che mi porta soltanto a scorgere le novità regolamentari. Questi regolamenti non è che sono segretati, cioè sono in pubblico, vai sul sito della federazione oppure mandi una mail oppure te li passo io, tra virgolette, sono pubblici, cioè io credo che chi si occupa di moto mondiale, superbike, endurance e via discorrendo, deve conoscere i regolamenti, non alla lettera, perché bisogna avere una testa, cioè o avere uno storico come il sottoscritto che comunque 10+ anni che si mette a leggerli di anno in anno, arrivi quasi a memorizzarli tutti, per cui le novità le conosci, però quantomeno se c'è una bandiera rossa, capire cosa succede e non tirare così a sorte a capire cosa succede dopo una bandiera rossa. Io non capisco come quando c'è una bandiera rossa vanno più in panico gli addetti ai lavori che i team, i piloti, cioè non capisco, ma riparte la gara, segnano metà punteggio, cioè è un regolamento. Poi vabbè, alla fine i direttori di gara alle volte fanno ciò che vogliono, però insomma, tornando al punto della questione, il regolamento della Superbike 2024, Fabrizio, devo dirti che da un punto di vista in linea di massima, parlo chiaramente a titolo personale, lo trovo decisamente migliorativo rispetto al recente passato, cioè vedo che ci siano degli spunti verso una direzione giusta, tuttavia non ha risolto il problema, cioè resta il regolamento. Io ribadisco, fino a questi anni, fino al 2023, poi vediamo il 2024, il regolamento Superbike, e io non voglio fare il sapientino, ma li leggo tutti, il regolamento della Superbike, del Mondiale Superbike, è il regolamento più incoerente, il regolamento assolutamente, su certi aspetti addirittura più folle che ci sia, più insensato tra tutti i regolamenti. E lo si è visto poi alla fine in pista, che è un regolamento studiato male. Aggiungo, il regolamento 2024 presenta dei punti rispetto al recente passato rivoluzionari e contraddittori rispetto al passato, pertanto hanno voltato completamente pagina, hanno fatto l'esatto opposto, segno che il regolamento pre-2024 non funzionava. Aggiungo, chi difendeva la Superbike e il regolamento fino al 2023, cioè adesso in linea di massima, visto che è l'esatto opposto, dovrebbe criticarlo. Se no, si dice che va tutto bene, c'è qualcosa che non mi torna, per coerenza di pensiero. Se fino al 2023 mi dici che andava bene, adesso fanno l'esatto opposto, cioè o uno o l'altro. Io infatti ho sempre detto che il regolamento fino al 2023 era insensato, adesso vedo degli aspetti migliorativi, questa è coerenza di pensiero. Ma qui abbiamo visto che se parli male della Superbike sei un hater. Se invece ne parli bene solo perché difendi il tuo orticello e non metti in mostra quali sono i punti critici di un regolamento che, tra l'altro, adesso, come si suol dire, cercheremo di addentrarci proprio nel dettaglio, cioè almeno io
mi va di spiegarli punto per punto, visto che nessuno l'ha capito sto record. Ma è chiaro, io ti dico, guarda, se andiamo in un altro sport ben più acclamato come la MotoGP, basta vedere la prima gara cosa è successo, con Marquez, la penalità, ma no, la prossima gara, no, la prossima gara, no, quando rientra, il caos che è venuto fuori, e sono tutte quelle zone grigie che chi è dentro ai lavori, ma soprattutto non l'appassionato, ma soprattutto chi è dentro ai lavori, cioè vuol dire la GP Commission, la Safety Commission e Dorna, MotoGP in generale, dovrebbero saperlo, non creare questo cinema per far parlare di sé, che è anche quello che un po' vogliono. Ma soprattutto tornando in Superbike, c'è sempre questo cane che si morde la coda, perché diciamo che la Superbike se la son presa, come abbiamo detto l'altra volta, senza neanche troppa enfasi, nel senso che era un mondiale da fermare, era un mondiale da anche da spegnere, come successe col DTM quando stava togliendo popolarità alla Formula 1, come è successo con la Superbike. Ecco, e alla Superbike urge un altro organizzatore, urge, perché comunque Dorna due campionati che possono andare in conflitto, no, chiamarlo Serie B è sbagliato, e anche e soprattutto fare un regolamento grazie all'algoritmo con una disparità così ampia è sbagliato. No, ma è sbagliato proprio il discorso. Dorna è monopolista, nel senso, i due principali campionati di velocità, ovvero Moto Mondiale e la Superbike, aggiungiamo il Mondiale Junior GP, eccetera eccetera, e c'è stato un periodo in cui aveva in mano anche il motocross, aveva in mano anche il PSB, aveva in mano tutto praticamente, sono in mani della Dorna. Ecco, questo non dovrebbe esistere, perché cioè, chiaramente Dorna fa i suoi interessi, e ha fatto sì che la Superbike fosse ufficialmente, Spalletti ha detto, la Superbike la Serie B, per cui cioè dovrebbe fare il claim la Serie B del motociclismo, cioè se vuoi. No, cioè la Superbike deve essere un campione. Se ci sono le differenze campionati, no? C'è il moto mondiale che deve essere quello dei prototipi, la Superbike delle derivate di serie, l'endurance delle derivate di serie, ma non solo, e di durata, poi c'è il motocross, c'è lo speedway, eccetera eccetera, no, deve esserci delle distinzioni. È chiaro che se tu metti in mano lo stesso promoter due campionati che potrebbero essere concorrenti tra loro, ovvio che non si mette a farsi concorrenza interna, ovvio che privilegia ciò che gli interessa di più, ma non da un punto di vista sportivo, da un punto di vista prettamente economico, ma giustamente è la legge del mercato, cioè non è accusare Dorna, è normale che sia così. È difatti appena Jorge Viegas si è insediato alla presidenza della Federazione Motociclistica Internazionale, la prima cosa che ha detto è dovremmo dare al Superbike un altro promoter, che subito Ezpeleta gli ha mandato delle mail minatorie, come dire, noi abbiamo il contratto fino al 2037 per la gestione del Superbike, per cui ci sarà tempo e modo. Spiace, non è per fare il nostalgico della Superbike che fu, ma spiace perché chiaramente la Superbike avrebbe un potenziale che trovo sì inespresso, a prescindere dal fatto che non è lo stesso periodo dei primi anni 2000, fine anni 90, da un punto di vista meramente commerciale, cioè le ipersportive non tirano più come un tempo, non, logicamente per la crisi economica e quant'altro. Però comunque potrebbe essere un campionato, magari un'altra formula, ma questo non è la sede opportuna per parlarne, che comunque rappresenta il mercato, la produzione di serie. Se il motomondiale, in poche parole, il motomondiale ti vende gli scooter, la Superbike, lo dice il nome stesso, ti vende le moto, linea di massima. Uno ti dà l'immagine di marca, uno ti dà più l'immagine del prodotto specifico. È sempre stato così, cioè la Superbike in America è nata perché correvano delle naked a Daytona sulle piste d'America, e c'era il detto corrono la domenica, le vendi il lunedì, cioè
è questa la filosofia della Superbike, che adesso non è più così, perché in sostanza praticamente è, tu produci delle 250 ipersportive nei primi mesi, prima di correre la prima gara ne devi produrre 250 e poi ne devi produrre 250 entro il termine della stagione. Queste ipersportive che non devono costare all'epoca, cioè all'epoca fino a due anni fa, adesso con l'inflazione hanno aumentato 44.000 euro, cioè devono costare il prezzo di listino 44.000, cioè, non, cioè diventa già un altro discorso, cioè già questo è qualcosa che si potrebbe disquisire. Poi oltretutto, come ho detto, il regolamento fino al 2023, per me per gran parte, tuttora 2024, è molto insensato, con alcuni punti tra loro contraddittori. Perché tu dicevi l'algoritmo, ricordo, l'algoritmo principale, ce ne sono tre differenti sistemi per equiparare le prestazioni, tre, di cui due che si contraddicono l'un l'altro. Io non so come sia possibile una cosa del genere, di tre sistemi nello stesso regolamento, di cui due che si contraddicono l'un l'altro. Cioè, io credo che non lo so, cioè non so chi, se avete presente la serie televisiva Boris. Ecco, il regolamento del Mondiale Superbike è scritto dagli sceneggiatori di Boris, a tutti gli effetti, l'ho sempre detto. È una roba inconcepibile, cioè proprio non ci arrivo a capirlo. E tra l'altro il principale algoritmo, che tiene presenti 12 punti, sul regolamento non si sa come il calcolo viene effettuato, lo sa solo il direttore tecnico della Superbike, che poi fa questo calcolo in base all'algoritmo, esce il risultato e ti dice quale moto devono avere 500 giri in meno, 500 giri in più. Ma non solo, cioè, spiego brevemente, poi passo a parlare del regolamento 2024, ma in sostanza c'è questo algoritmo che ti dice: ok, Ducati va troppo forte, tolgono 500 kg, Honda, 500 giri, non kg, magari 500 kg, insomma, tolgono, no, perché poi si parlerà di Zavorro e quant'altro, peso minimo, moto più piloto, insomma, ci sarà delle dispute. Tolgono 500 giri a Ducati, ne danno 500 Honda, in quanto Honda la casa messa peggio da un punto di vista dei risultati, ma attenzione, poi si entra nell'altro calcolo con i token per le super concessioni, per cui Honda guadagnerebbe 500 giri, ma può approfittare, perché l'altro calcolo ti dice che potrebbe giovare di ulteriori 500, ma se i 500 giri li hanno già andati prima, allora non contano più. Cioè, vi rendete? Cioè, io sto spiegando com'è, come funziona il regolamento del Mondiale Superbike. Cioè, capite che non ha senso. Cioè, e mi sono fermato per pietà vostra, anche per pietà mia, che se non mi infervoro troppo. Cioè, per dire, c'è qualcosa che non funziona. Adesso ho fatto un po' di ragionamenti, perché spiego la genesi di questo nuovo regolamento. A fine 2022, il direttore tecnico del Mondiale Superbike, Scott Smart, che io non ho capito come ha prodotto queste boiate, visto che lui da pilota correva nel BSB, cioè io voglio che, se conosci il BSB dovresti fare un regolamento sensato, invece ha fatto il regolamento peggiore che esista. Scott Smart è stato fatto fuori e ci ha messo un tale Ludovic Regnier, che lui è un ingegnere, soprattutto aree elettroniche. Mi aspettavo che la prima cosa che si metteva come to-do list fosse la centralina unica, ma la centralina unica si è capito che le case non la vogliono. Però quantomeno, essendo lui un ingegnere, ha un po' il polso della situazione. Cioè, lui faceva ingegnere elettronico di vari campionati, era legato a Yamaha, ma si occupava del Superbike, Endurance, campionati monomarca, per cui sa il da farsi. Infatti ha prodotto qualcosa che sulla carta mi sembra quantomeno sensato. E a proposito di sensato, io poi ti lascio parlare anche te, vorrei sentire anche la tua opinione. Il punto focale del regolamento 2024 è il peso minimo moto più pilota, che tra l'altro non è nemmeno moto più pilota, poi spiegherò nel dettaglio di cosa si tratta, visto che nessuno l'ha spiegato, nessuno ha capito come si calcola la zavorra. Ecco, il discorso inerente proprio al peso minimo moto più pilota, io lo trovo coerente. Io sono contrario, preambolo, sono contrario al peso minimo moto più pilota, ma sono favorevole per la Superbike, nel senso che se tu mi realizzi tre sistemi, algoritmo, poi quello che ho detto, token e quant'altro, per equiparare le prestazioni,
Dunque, se tu intervieni sotto l'aspetto tecnico, a questo punto, per equiparare le prestazioni, devi intervenire anche sotto l'aspetto sportivo, cioè per coerenza di pensiero, per cui ci sta il peso minimo moto più pilota. Certo, stiamo parlando di superbike e non super riders, non devi penalizzare i piloti, però siamo nel 2024 ormai, si è capito che i piloti pesanti, chi pesa di più, soprattutto se arrivi a pesare 30 kg più rispetto a un altro pilota, inficia molto, molto più rispetto al passato, per cui a mio avviso ci sta. Io in origine ero sfavorevole, però trovo che non sia così fuori dal mondo. Non so come la pensi tu al riguardo. Allora, partiamo. Secondo me, sì, alla Superbike manca un organizzatore nuovo, perché soprattutto non possono andare due campionati in conflitto, perché sono due campionati che sono la genesi l'uno dell'altro. Quindi la Superbike vuole assomigliare in tutto e per tutto alla MotoGP con l'elettronica. Adesso ci manca solo che la Superbike introduca i device, che ha già introdotto anche le alette, e siamo proprio cucinati. Possiamo anche non guardarla più, perché c'è, fino all'anno scorso abbiamo visto troppa disparità con un pilota che ci ha provato in tutti i modi a provare a combattere contro un'armata indistruttibile, che poi alla fine non ce l'ha fatta, per ovvi motivi, anche per una gomma che si è deciappata. Però diciamo che il regolamento è che è più una lotteria che un regolamento, perché ci sono tre algoritmi che vanno in conflitto uno con l'altro e non dà credibilità al regolamento. Ecco, l'altra cosa che è l'elettronica. E la centralina unica chissà come mai non la vogliono, perché comunque è vero che i MotoGP hanno rimescolato le carte per dare a tutti l'opportunità di lottare alla pari senza che la casa ufficiale ti tagliasse pam, 500 giri come anche Yamaha o anche Honda, le case giapponesi, un po' tutti, ecco, perché comunque il team privato ha sempre, o team satellite ha sempre dato un po' fastidio quando metteva il naso davanti. Adesso un po' la mentalità è cambiata, la mentalità un po' è cambiata, e quindi e tutti sono tornati un pochino come la prima MotoGP o anche la prima Superbike, quando anche il team satellite, il team privato si metteva davanti e dava fastidio agli ufficiali, ma perché è giusto che chiunque abbia il diritto di lottare. La centralina unica ha mischiato le carte, hanno fatto troppi cambiamenti, diciamo che in Superbike hanno avuto la scelta giusta nel 2003 di scegliere Pirelli, che poi è quella che adesso sta dando credibilità a un campionato e sta anche appunto rilanciando, perché si sta prendendo tutti i campionati, perché gli manca soltanto la MotoGP, ma si è presa National Trophy, si è presa in parte l'Endurance, ma comunque sta crescendo anche di popolarità in quello sport, Moto2, Moto3, c'ha la Superbike, Supersport. È una gomma che sta dando credibilità proprio in uno sport dove non si capisce niente peraltro. Ultima cosa, ti dico che non è tanto per essere nostalgici, come hai detto tu, però i Flaminia avevano fatto veramente un bel lavoro con anche Infront. Ma semplicemente perché i Flaminia erano una loro creatura e soprattutto hanno giocato molto sul fatto di rappresentare un'alternativa al motomondiale, di generare un'identità propria della Superbike. Quell'identità che, cioè, il problema della Superbike attuale, dal mio punto di vista, è che ha perso quell'identità. Cioè, esatto. Adesso è praticamente una copia con moto derivate dalla serie, tra virgolette, della MotoGP, perché è così. Cioè, onestamente, se stiamo onesti e obiettivi, è così. Cioè, perché Dorna l'ha trasformata così e ci sta, non sto puntando il dito nei confronti di Dorna, perché se alla fine da un punto di vista economico e redditizio questo non gli puoi dire nulla, però da un punto di vista sportivo, da appassionati, quella Superbike non c'è più, e non è per essere nostalgici, ma soprattutto non c'è quell'identità della Superbike. Infatti molti che seguivano la Superbike ai primi anni 2000 adesso seguono più con piacere il BSB, perché è quello. Il BSB adesso è la Superbike dei primi anni 2000, è così oggettivamente, non l'Endurance, perché l'Endurance è un'altra cosa, ma il BSB è a tutti gli effetti la Superbike dei tempi d'oro, parlo di filosofia,
non di piloti, non di case, non di moto, eccetera, eccetera. Come vedi, poca elettronica, pochi fronzoli, poco moto, messe come messe, piste che nel mondiale, cioè il BSB è tutto quello che funziona e tutto quello che il mondiale non vuole. Piste storiche come Prensatch non va bene. Perché il promoter del BSB è titolare di gran parte dei circuiti del Regno Unito e per cui vuole che il proprio prodotto funzioni, vuole portare più spettatori possibili, vuole che il pubblico sia coinvolto. Adorna questo, non perché se no, scusa, ad Aragon, cosa vai ad Aragon che ci arrivano 3.000 spettatori veri? Cioè non vai vai dove, tipo, dove c'è più pubblico, no? In linea di massima. Adorno ovviamente la Superbike interessa su altri aspetti economici, mentre invece a Motorsport Visual Race il BSB interessa che vai a Brenzecce ci siano 50-60 mila spettatori, e questa è la differenza sostanziale. Come li richiami 50-60 mila spettatori? Facendo sì che si divertano a venire a vederti un prodotto, a vedere il tuo campionato. Se tu vai ad Aragon e li promuovi, guardate ragazzi, allora i piloti che non hanno più spazio in Moto2 corrono in Super Sport, e alcuni piloti della MotoGP che non hanno più moto per correre in MotoGP li ritrovate in Superbike, poi sì, paddock aperto, così comunque la Serie B del motociclismo, venite a vederla. Cioè, scusa, perché dovrei venire a vederti sta roba? Te credo fai 3.000 spettatori ad Aragon, oppure quando vai a Donington, anche se ultimamente sono aumentati i numeri, vai a Donington con Ezpeda che dice... Cioè, noi andiamo ancora a Donington, facciamo meno numeri del BSB, e questo non si spiega visto che c'è Jonathan Ray, c'era Tom Sykes, c'è qualcosa che non mi torna. Cioè, l'ha detto Ezpeleta, dichiarazione di Ezpeleta, non mia. No, certo. È così. Però dico, se ti ricordi ad Abrensetch, quando, a parte i tempi d'oro, quando c'era Fogarty o comunque Oxon, che erano comunque inglesi del settore, ma se ti ricordi ad agosto, caldo infernale, c'era Brenzecce pieno perché correva Tosoland, ciò ti fa capire che ok l'icona, ma c'è un'altra cultura. Cioè, per dire, anche se vai su YouTube vedi anche altri sport, o anche segui, vedi che qualsiasi cosa corra a Brenzecce o in Inghilterra o in qualche altro continente, ma vedi che, per dire, in America, cioè vai a vedere Supercross, arene piene, vai a vedere l'AMA, arene piene, cioè corrono anche Motomerica, arene piene, insomma. Motomerica adesso no, Motomerica sì. non lo seguono neanche i parenti dei piloti a momenti adesso, No, però comunque è abbastanza seguito, ecco. Però per dirti, Jeremy McWilliams corre con anche l'Harley Davidson, cioè proprio li vedi proprio che c'è un'altra cultura anche nel seguire, anche nel correre soprattutto. Sì, ma per carità, ma il fatto, c'è un'altra cultura nel Regno Unito, sì, ovvio, però appunto per questo dovresti fare il pilone nel Mondiale Superbike a Donington con Jonathan Ray e compagnia. Invece non è così. Perché, cioè, allora spieghiamo, nel Regno Unito il campionato più seguito in televisione è la MotoGP, con superiore in termini di audience del 10% rispetto al BSB, col Mondiale Superbike che fa la metà dei numeri del BSB. Il BSB e il Mondiale Superbike nel Regno Unito entrambi vanno in onda su Eurosport UK. Al pubblico del Regno Unito la Superbike mondiale piace meno del BSB. È come se qui in Italia il CIV fosse seguito il doppio rispetto al Mondiale Superbike e poco meno della MotoGP. Allora, cioè, il pubblico ha un'altra cultura al Regno Unito, ma il pubblico apprezza ciò che gli viene proposto, come gli viene proposto, e che sia un prodotto che gli piace. Poi, noi abbiamo altri gusti, cioè noi italiani. Noi italiani abbiamo un'altra tradizione, cioè il Mondiale Superbike è un campionato italiano, cioè perché così, cioè un campionato nel senso nato in Italia, cioè i Flamini l'hanno sempre avuto praticamente dall'89, praticamente dopo il primo anno l'hanno sempre avuto loro fino al 2012, l'hanno sempre mandato in TV perché hanno sempre fatto gli accordi con Tele Monte Carlo, con la 7, poi hanno firmato loro con Mediaset, perché il contratto con Mediaset l'aveva fatto Flamini, non Dorna. Ecco,
e ci avevano investito, perché per anni pagavano loro per andare in televisione, eh? O regalavano i diritti, o quasi pagavano loro per mandarla su Telemonte Carlo e discorrendo. È chiaro che il pubblico italiano, pubblico diverso, però il pubblico italiano è gli appassionati, cioè se tu gli proponi un BSB, io mi ricordo il BSB quando andava in diretta veniva seguito qui in Italia da un punto di vista televisivo, l'Endurance è seguito molto bene, è molto seguito, inaspettatamente molto seguito, e il problema è che viene troppo seguito il Mondiale Superbike, vorrebbe dire, nel senso che c'è questa abitudine di seguire un campionato che comunque presenta le criticità, che spero siano risolte in parte nel 2024, e tornando al regolamento, come dicevo, il peso minimo moto più pilota, intanto non sarà un peso minimo moto più pilota, ma delle zavorre applicate ai piloti. Sì, ma questo, guarda, sarebbe un argomento che dovremmo approfondire in un podcast dedicato su la cultura del motociclismo e quant'altro, ma visto che dobbiamo parlare di argomenti e di regolamenti, guarda, se vuoi approfondisco nello specifico le principali novità a Superbike, visto che ci avevano chiesto, e credo, come dicevo, la novità principale, che tra l'altro molti hanno scritto e parlato, ma nessuno ha capito come funziona. Per cui facciamo chiarezza, no Fabrizio? Lo sfruttiamo per chi ci segue, facciamo chiarezza. Il discorso peso minimo, ad esempio, moto più pilota, non è nemmeno un peso minimo moto più pilota, è bensì i piloti che pesano vestiti, tuta, guanti, casco, meno di 80 kg saranno zavorrati. Spieghiamo come. Allora, il limite è 80 kg. Chi supera gli 80 kg, ad esempio Jonathan Rea, vestito è 88 kg, per cui lui non sarà zavorrato. Chi è inferiore a questo dato di 80 kg verrà zavorrato in base al coefficiente di 0.5. Ad esempio, Toprak Razgatlioglu, vestito, questi sono dati che avevo segnato perché già immaginavo che si arrivasse a questo punto. Toprak vestito è 77 kg, per cui anche lui la zavorra ce l'avrà. Per cui 77 kg sono 3 kg in meno rispetto agli 80 kg previsti, con coefficiente di 0.5 di fatto si dimezza. Per cui 77 kg per arrivare a 80 kg sono 3 kg, diviso 2 fa 1 kg e mezzo di zavorra. Per cui magari Toprak, oltre a conoscere la BMW che l'ha già provata in questi ultimi giorni, dovrà anche mettere su qualche chilo, così almeno non ci farà la zavorra. Ben più diverso il discorso inerente a Bautista, perché Bautista, l'ultimo, quando hanno fatto, mi pare a Misano, quest'anno, la prova del peso, pesava vestito, per cui lui di suo è 58 kg, ma con tuta, casco, guanti, arriva a 67. Per cui 80 kg meno 67 fa 13, diviso 2 fa 6 kg e mezzo. Che alla fine tiri fuori i 7 kg di zavorra che dicevano per i test di Erez. Va detto due cose, che Bautista non è l'unico, cioè ad esempio Toprak anche lui si prenderà, alla fine credo che i piloti che non saranno zavorrati, non porteranno un minimo di zavorra, saranno pochi, cioè viene a pensare Jonathan Rea, Petrucci, che Petrucci già non vestito è superiore agli 80 kg, per cui Petrucci non ha alcun problema, però ad esempio Bautista pesa come Filippo Hottel, chi se ne frega di Hottel, però anche Hottel pesa come Bautista, però solo che di Hottel non se ne parla. Il fatto che Bautista si prenderà 6 kg e mezzo di zavorra o 7, perché a Erez hanno girato 7 kg, e questo cosa cambierà? Beh, cambierà su due aspetti, che erano i punti di forza di Bautista. E da un punto, se tu metti 6 kg e mezzo di zavorra, chiaramente la gestione degli pneumatici e l'usura non è la medesima, che era uno degli aspetti che faceva decisamente la differenza Bautista. Bautista da metà gara in avanti aveva gomma nuova rispetto agli altri, perché leggerino, leggerissimo, poteva giocare sull'usura degli pneumatici perché non consumava la gomma, mentre invece Toprak e Jonathan Rea se la mangiavano, per cui poi faceva la differenza sulla seconda metà di gara. E poi anche da un punto di vista dell'accelerazione. Perché un altro aspetto, il regolamento 2024 non prevede nell'arco della stagione, in base all'algoritmo e quant'altro,
mutamenti per quanto concerne i giri motore. I giri motore che saranno di partenza la prima gara resteranno i medesimi per tutto l'arco della stagione, per cui si cambierà solo da un punto di vista di zavorra e quant'altro. E per cui se questo non si sa ancora ufficialmente, ma se Ducati partirà con i giri che gli spettano, ricordiamo la Ducati Panigale V4 era limitata a 16.000 giri, per cui se partirà a 16.000 giri o se partirà con i giri che hanno tolto lo scorso anno, per cui con i 1.000 giri in meno, c'è tutta una differenza. E comunque avrà una moto Bautista che viaggerà con giri motori molto alti, ma con 6 kg e mezzo di zavorra. E questo per me equilibrerà un po' le prestazioni, ma chiaramente, logicamente. Detto questo, non è che Bautista tutto d'un tratto non andrà più. A Erez nei test, che poi è anche caduto, si è fatto male in base a ciò che ha detto, dopo la wild card anche MotoGP a Sepang, lui dice ho sofferto tanto, la zavorra, eccetera, eccetera. Però io ho preso i tempi, cioè di passo era il più veloce ancora. Per cui, cioè non è... equilibrerà un po' le prestazioni, però Bautista non è che non vincerà più o farà quindicesimo, anzi, però gli altri avranno più una chance. Certo, è omogenizzazione del trattamento. Diciamo che la zavorra è un discorso vecchio, perché se andiamo a vedere appunto sempre nelle moto tipo primi anni 2000, quando c'era Pedrosa in 125, anche lui era leggero, però se prendiamo Max Sabatani, anche lui era zavorratissimo, perché comunque aveva un'altezza e peso di molto vantaggioso, e comunque era zavorratissima la sua Aprilia, che infatti in un warm up di Valencia all'ultima gara proprio decisamente ha provato a alleggerire, ha abbassato il tempo di 2 secondi. Questo regolamento con un BOP, perché alla fine è un balance of performance, come si faceva nel turismo, sì, che chi vinceva veniva sempre zavorrato finché non potesse più vincere. Diciamo che è un pareggiamento, nel senso che però non si può neanche andare contro la natura, cioè nel senso se uno è nato così non puoi neanche dire ti zavorro la moto. Ecco, è giusto per le prestazioni, non è giusto personalmente, ecco. E poi ultima cosa è la Ducati comunque ha già vissuto questa esperienza, perché nel 2012, cioè l'anno dopo che vinse il titolo con Carrozzeca, il team Altea, anche lì venne zavorrata la moto, di quei famosi 5 kg. Erano 6 kg. Però poi la Ducati perse un po' tutti i suoi punti forti, perché i piloti erano Cieca e Giuliano, e i piloti cadevano, diciamo che la Ducati si spense un pochino, ecco. Sì, no, ma il discorso che molti hanno detto, e chiaramente l'hanno fatto anche per quello, che fosse una norma contro Bautista, in realtà se ne parla da anni e anni. E va detto che nel motociclismo moderno un pilota leggerino fa molto la differenza. L'abbiamo detto, l'abbiamo visto, cioè quanto differenza faceva Bautista. Io ero contrario, ma considerando che il regolamento della Superbike prevede 3 sistemi per equiparare le prestazioni da un punto di vista tecnico, a questo punto ragiona anche sull'aspetto sportivo, ovvero sui piloti stessi. Per cui da questo punto di vista lo trovo coerente. Certo, è un discorso diverso rispetto alla 125 che fu. Tu hai fatto l'esempio di Sabatani, ma anche Marc Marquez il primo anno di 125 aveva 13 kg di zavorra alla prima gara che aveva fatto. E 13 kg, cioè Antonelli, Niccolò Antonelli praticamente per tutta la carriera si è portato 11 kg di zavorra in Moto3, costantemente 11 kg, e quello fa tanto la differenza. Per me questo sistema qui del mondiale Superbike è congruo, nel senso per me potevano andarci più, tra virgolette, visto si parla di peso, pesanti. Invece sono andati abbastanza, cioè in una maniera che trovo congrua, cioè di mezzi
di fatto il gap, cioè se tu a Bautista davi 13 kg zavorra, ciao, se ne dai 6,5 kg è già un discorso diverso. Io trovo tutto, vediamo come va. Sulla carta io lo trovo congruo, lo trovo tutto sommato sensato. Vedremo poi nella prossima stagione come sarà tutti gli effetti in pista. Certo, io ho detto, in base ai test di Erez, Bautista non farà quindicesimo, Bautista sarà ancora lì a vincere. Con più difficoltà non le vincerà tutte, ma sarà lì a giocarsela. Che per me questo è già un passo avanti, e già qui parerebbe le prestazioni. Poi si può discutere da un punto di vista tecnico se la Panigale V4R ha tutti gli effetti una superbike, se le nuove superbike che stanno uscendo sono tutti gli effetti delle superbike o meno. Però il discorso peso minimo moto più pilota, che poi non è così, ma zavorra ai piloti leggeri, tutto sommato non la vedo così male o grave come era stata preannunciata in origine o come si sono lamentati i diretti interessati. E tra l'altro, novità regolamentari, ho detto che i giri motori non cambieranno nel corso della stagione, ma hanno cambiato, questo è un argomento abbastanza noioso per cui non approfondisco, ma uno dei tre sistemi per recuperare prestazione, quello dei token per le super concessioni, faranno il calcolo non più ogni 3 round ma ogni 2 round. Pertanto questo dovrebbe aiutare le case più in difficoltà, che quest'anno erano BMW e Honda. Per cui vedremo, questa dovrebbe essere una grossa mano. Cambierà molto, cioè per me è una cosa che, passata un po' in sordina del regolamento tecnico 2024 al Superbike, è il discorso serbatoio, perché da 24 litri si passa a una capacità di 21 litri. Questo è un cambiamento sostanziale, perché 3 litri in meno ti cambia molto, ok che sono gare corte, però fa tutta la differenza. E questo contestualmente in ottica 2025 con l'introduzione del flussometro stile Formula 1, che se l'hanno studiato il flussometro vuol dire che qualcuno stava un po' giocando da questo punto di vista. In 2024 faranno delle prove, equipaggeranno questo flussometro per 2 moto di ciascuna casa costruttrice, poi nel 2025 ci sarà che verificheranno il flusso proprio del carburante, e questo poi combinato un serbatoio dalla capacità di 3 litri inferiore, e qui potrebbe essere uno dei temi dell'anno prossimo, non rivoluzionari, ma insomma, se l'hanno adottato questo vuol dire che qualcosa non funzionava, cioè, o non voglio dire qualcuno barava, perché non è, ma qualcuno che faceva di questo uno dei punti di forza. No, chiaro, chiaro. Io dico soltanto che aggiungo il fatto che dal 2025 entreranno i carburanti BU per tutti. Quindi quest'anno uno dei pochi è il team Motocorsa che correrà con carburanti BU. E dice, infatti ha detto, la moto va di meno e consuma di più. E rompe. Allora, motocorsa non so nello specifico, non entro nel merito, ma quest'anno è stato introdotto il biocarburante al 100% nell'All Japan. E i primi test che hanno fatto, Yamaha Factory ha rotto 3 motori. 3 motori, pum, tutti e tre. Ad esempio, Samuele Cavalieri, che ha disputato la prima gara da wildcard nell'All Japan a Motegi, che era la prima gara in assoluto in cui veniva introdotto tra l'altro proprio il biocarburante al 100% ecologico e via discorrendo, anche lui ha rotto motore. Cioè, mi pare che Aprilia del team Tatara ha rotto 2 motori quel weekend. C'è stata un'esplosione di motori, quindi poi nell'arco della stagione si è un po' normalizzata la situazione. E il problema, tra l'altro, di quello che credo sia inevitabile poi il passaggio al biocarburante, cioè dal 2025, che sia in percentuale del 50 o del 100%, nell'All Japan è già del 100%. Uno dei grandi problemi è il costo. Cioè, nell'All Japan la benzina al litro costa 12 euro. Cioè, 12 euro al litro. Cioè, è una spesa folle, che hanno contribuito anche le case, perché le case, cioè, ad esempio, Honda adesso ha questa svolta bio nella testa. Svolta ecologica, cioè, io mi ricordo, ho assistito, vabbè, non in presenza diretta, ma collegato via streaming alla presentazione dei programmi 2023. Watanabe, la prima cosa che ha detto, Honda adesso è nelle corse
puntando sulla svolta ecologica. E la prima cosa che ha detto è quest'anno, cioè neanche detto in Formula 1 stiamo vincendo e non dovevamo nemmeno esserci perché ci si è ritirati e poi ci abbiamo ripensato, nemmeno detto vogliamo tornare a vincere in MotoGP e quant'altro. La prima cosa che ha detto: quest'anno faremo correre la Honda CRE nell'All Japan Motocross, cioè la Honda CRE elettrica, che tra l'altro non è neanche andata male con Trey Canard quando ha corso, perché ovviamente ha fatto tutti gli all shot perché chiaramente una scheggia in partenza, ma anche ha preso qualche podio, mi pare una gara, perché ci sono tre gare, ma ha fatto un secondo posto. Poi chiaramente l'All Japan Motocross non è il mondiale, per cui Honda ci tiene molto, così come le altre case, persino Suzuki, che si è ritirata da qualsiasi cosa in questo mondo, ha contribuito allo sviluppo di questo biocarburante nell'All Japan. Il problema sarà, vediamo poi cosa succede anche in MotoGP, perché in MotoGP entro il 2026 dovrà essere al 100%, e quale sarà il costo, perché c'è 12 euro al litro, ok che adesso noi lo prendiamo 2 euro e passa normale, però insomma 12 euro insomma una spesa, costa circa 4 volte tanto rispetto alla benzina che prendono i team adesso. Eh sì, perché comunque anche l'importazione, il viaggio, lo sdoganamento, l'approvvigionamento, cioè non è che prendi un fusto da 20 litri, 50 litri, cioè ne prendi, quando fai un ordine ne arriva per, non dico una stagione, ma quasi, ecco, quindi l'approvvigionamento è cospicuo. Quello che dico io è che fanno tanti regolamenti però senza una programmazione, cioè sì, ok, si va verso le benzine bio, però si è visto anche in Formula 1 due anni fa, quando dall'etanolo si è passato, dal 5 si è passato al 10% di etanolo, si è visto soprattutto anche tanti nei test invernali, tanti motori che rompevano, perché rapporti di compressioni, all'esaggio, corsa, vabbè, adesso poi non entriamo nel, ci sono i motoristi, comunque hanno dovuto fare un regolamento in corsa in poco tempo. Quindi c'è poco tempo per anche adattarsi. Adesso chi vuole può usarlo durante questa stagione qui per fare degli esperimenti, quindi motocorsa per Ducati farà la moto un po' al laboratorio per provare questa nuova benzina, però in quello che tipo anche in tanti anni di gare si è visto, tipo anche in certe piste lunghe, quando prendiamo esempio sempre Ducati, tipo il Qatar, si deve bere, quella moto lì fa anche 400 all'ora, ecco, però per arrivare in fondo devi soprattutto switchare con le mappature, devi fare in modo che tu arrivi sicuramente in fondo, e si è visto un utilizzo nella prima parte di gara e soprattutto un utilizzo con altri tempi nella seconda parte di gara, quando poi bisogna andare su mappe per un po' meno spinte per arrivare in fondo. Quindi 3 litri e diciamo che non serve tanto diminuire la cilindrata, soprattutto fare altre cose come in altri regolamenti, ma diminuendo 3 litri praticamente soprattutto anche mettendo il flussometro, a parte che non scappa più niente col flussometro, perché come in Formula 1 c'erano i consumi in diretta, e poi togliendo 3 litri sono, vuol dire mappe anche più magre, quindi mappe più magre vuol dire che il motore spinge molto molto di meno. Sì, io non sono un tecnico, ma immagino che in questa combinazione comporteranno un pochi problemi, cioè problemi, oddio, ma sarà un aspetto da non sottovalutare. Vorrei capire poi se magari qualcuno si inventerà delle diavolerie come si era inventata la Ferrari nel 2019 con il motorone, quello illegale in Formula 1 che si vedeva andava leggermente più forte rispetto alla concorrenza, se riprenderanno, perché era un sistema per aggirare il flussometro alla fine. Però come vedi anche lì vedi che ci sono delle lacune che sono assurde, cioè nel senso la federazione che ha studiato il regolamento, quindi sa tutto, sia delle power unit o anche delle
su come le squadre potrebbero anche aggirare il sistema, hanno dovuto trovare un accordo segreto con Ferrari per farsi spiegare come avessero eluso il sistema per far sì che non fossero beccati ai controlli. Cioè, si sapeva che c'era qualcosa di irregolare, ma non si sapeva che cosa, se dalle batterie, dal motore, cioè, capisci? Quindi anche i controlli tecnici non dico che siano come all'acqua di rose, però c'è qualcosa che non funziona, ecco. Sì, per fortuna comunque lato Superbike parliamo di moto derivate dalla serie, cioè io, un sistema come quello della Ferrari studiato per una Superbike, cioè a parte i costi, cioè, non trovo neanche il senso, cioè, a parte il costo diventerebbe un qualcosa di improponibile, cioè, però vabbè dai. Alla fine i compiti a casa cosa c'è andato? Anche il BSB alla fine? Anche il BSB, che è stato bellissimo, soprattutto il finale di gara, vedere sicuramente un mondiale corso fino all'ultima curva, vinto per mezzo punto, è veramente bellissimo. Sì, sì, ma io ripeto sempre, il BSB è bello perché il BSB moderno è nato nel 96. Se tu guardi una gara del 96 o guardi una gara del 2023 non c'è differenza. Parlavamo prima dell'identità del mondiale Superbike, ecco, nel BSB l'identità è rimasta inalterata, hanno cambiato regolamenti, cambiano i piloti, cambiano le squadre, cambiano le moto, cambia qualsiasi cosa, ma alla fine tu guardi una gara del BSB del 96, una del 2023, lo riconosci che il BSB. Gare spettacolari, testa a testa, lotte corpo a corpo, piloti che alla fine si stringono la mano in pista, poi magari se le mandano dire, magari approfondisco poi un discorso un attimo perché ne sono successe di belle in questo periodo, belle brutte in questo periodo. E il BSB anche quest'anno non ha tradito le aspettative, c'è stato, cioè, il finale, la lotta interna tra Tommy Bridle e Glenn Irwin è stata molto bella, ma ogni anno è così del BSB. Io mi ricordo, io praticamente il BSB l'ho iniziato a seguire in diretta al 2006 e dicevo le gare del 96 perché ho recuperato tutte le gare, le ho viste, cioè i DVD ufficiali e quant'altro, per cui le ho viste e posso dire che è un campionato per gli appassionati, diciamo gli appassionati che amavano la Superbike di un tempo la ritrovano nel BSB, per cui consiglio assolutamente la visione. Purtroppo in TV non ci va, non c'è andata quest'anno il BSB, speriamo che l'anno prossimo torni anche televisivamente il BSB, che manca un po', manca soprattutto il sottoscritto, però il 2024 si pronuncia molto esaltante, perché infatti dicevo cose belle e brutte, la lotta tra Tommy Bridle e Glenn Irwin, compagni di squadra al team del compianto Paul Byrd, si è risolta per mezzo punto, come dicevi giustamente, a vantaggio di Tommy Bridle, il quale quest'ultimo tuttavia aveva centrato Glenn Irwin a Donington Park, scusandosi col tutto, però alla fine si è generata una rivalità accesa tra i due, che per carità poi dopo gara 3 Brent Zetsche si sono stretti la mano, Glenn Irwin ha riconosciuto Tommy Bridle in qualità di campione, ma poi qualcosa è successo perché Tommy Bridle se n'è andato via dal team PBM Ducati. Ha firmato con Honda, non era previsto, ha firmato con Honda, ha già provato la Honda vecchia perché l'anno prossimo ci sarà comunque la nuova Fireblade anche nel BSB, ha provato a Portimao e al team PBM Ducati ed oggi che non ha ancora annunciato i programmi perché dopo la scomparsa di Paul Byrd c'è un po' di confusione, però dovrebbe restare Glenn Irwin il secondo pilota, da capire quale sarà, e di fatto Tommy Bridle correva con il numero 46, che il 46 non è di Valentino Rossi ma è del fratello Olli, che è scomparso in un incidente a Mallory Park nel 2007, per cui ha preso il numero 1, ha lasciato libero il 46, Glenn Irwin per dispetto aveva preso il 46 per cui è dovuto intervenire l'organizzatore a dire no, comunque anche se Bridle correrà con l'1 ha l'opzione per il 46. Cioè, deve essere successo qualcosa di strano, particolare dietro le quinte. Che comunque questo mette un po' di pepe in vista della prossima stagione, dove comunque ci sarà questo discorso qui, questa rivalità ormai tra Glenn Irwin e Tommy Bridle. Ci saranno delle Yamaha competitive, ci saranno delle Kawasaki competitive. Tra l'altro, Kawasaki ha ingaggiato Jason O'Halloran, che è un pilota molto forte,
per il BSB. Di fatto ci sono tutte le case e poi tra l'altro, novità 2024, hanno introdotto una sottoclasse che si chiama Pathway, che è rivolta esclusivamente ai piloti che passano dalla Superstock alla Superbike del BSB, perché in sostanza nel BSB vige la centralina elettronica unica, ma non ci sono controlli elettronici, non c'è il traction control, non c'è il launch control, non c'è l'anti-wheeling, per cui, l'anti-wheelie, per cui i piloti che passano dalla Superstock 1000, dove c'è l'elettronica nella Superstock 1000 britannica, al BSB dove non c'è elettronica, si sono ritrovati in difficoltà, per cui hanno introdotto questa categoria dove ci sarà un minimo di elettronica, di fatto sarà una sorta di classe di passaggio. Questo oltretutto anche visto che hanno già effettuato dei test con un buon contenimento dei costi, e va a finire che questa potrebbe essere la superbike del futuro per il BSB sicuramente, perché c'è un promoter che è interessato a rendere un campionato sostenibile, spero anche per il mondiale in prospettiva, anche se mi par di capire nel mondiale l'idea sia guardare altrove, diciamo così. Comunque sarà un BSB 2024 da seguire, spero in TV. Di sicuro ci sarà l'Endurance in TV l'anno prossimo, sempre su Eurosport. Vi invito a seguire, che anche l'Endurance l'anno prossimo sarà un anno molto interessante. Assolutamente, un anno interessante per l'Endurance, appunto come negli episodi precedenti, come avevi menzionato te, nell'ultima gara appunto a Paul Ricard di Endurance, quando Christian Gammarini aveva provato la numero 11 Kawasaki ufficiale, c'è stato l'annuncio che appunto Christian Gammarini l'anno prossimo correrà con la Kawasaki ufficiale, la numero 11 del Mondiale Endurance, quindi lascerà il team, quello composto da Saltarelli, Calia e Gammarini, per approdare nel team ufficiale, e quindi un anno molto interessante anche per i colori italiani. Se parliamo di elettronica BSB, e dico BSB tutta la vita, perché comunque se andiamo a vedere anche nella Supersport, quando tolsero tanti controlli elettronici, tanti piloti, tipo uno su tutti, anche Clusel, diciamo che si è un po' ridimensionato, diciamo che poi si è andato anche a far male, che poi ha messo fine anche alla sua carriera, ecco, con questa famosa caviglia che a un certo punto è stata anche bloccata per troppi infortuni. Però diciamo che è divertente il BSB, è bello, c'è la genesi, è quello che tutti vogliamo, perché non vogliamo vedere le risse, però vogliamo vedere che i piloti facciano i piloti, che si guidi, che ci sia vivacità, perché è molto stile Formula 1, cioè che vedi girare, non capisci, perché c'è troppa roba non spiegata e non capisci. E invece diciamo che in ancora la meccanica, il pilota, il coraggio, le piste, diciamo che tutto il sistema, tutto è ben oliato e funziona, perché comunque il pilota fa ancora il pilota, ci mette del suo. Quello che vedi, tipo uno Bradley Ray, era molto forte nel BSB, ha provato a fare il salto nel mondiale, ha fatto il salto nel mondiale e comunque con Yamaha non ha sfigurato, però comunque ci sono molte difficoltà, perché comunque tutti quelli che diciamo che non attentissimi, che dicono che basta che ci sia l'elettronica e le moto banda sole, ecco, non è così, perché bisogna tornare ai tempi ancora quando non c'erano i controlli e non tutti erano lì davanti, cioè non tutte le griglie erano come adesso che c'è l'elettronica e sono 20 piloti in un secondo. No, bisognava lavorarci molto, ma molto, cioè nel senso che il controllo di trazione era il freno posteriore, ecco. Sì, Bradley Ray comunque per me ha fatto un'ottima stagione nel mondiale, perché comunque corre con Moto X Racing, che non è il miglior team Yamaha, ovviamente, chiaro. E tra l'altro ci resterà anche l'anno prossimo, e ha fatto un weekend a Imola prima che si è operato, ha fatto un weekend, ha fatto sesto, ha fatto delle gare molto convincenti, cioè mi sarebbe piaciuto vederlo un'altra squadra per l'anno prossimo, però non c'è stato verso, però comunque fine il BSB. Adesso stanno tornando un po' di piloti, nel senso che
Si sta lavorando molto sui giovani nel Regno Unito, perché alla fine c'è stato un periodo un po' dove non uscivano più, perché alla fine il PSP ha prodotto Jonathan Rea, Cal Crutchlow, Tom Sykes, e comunque è stato un campionato che ha prodotto tanti piloti. Poi c'è stato un periodo che praticamente non uscivano fuori, adesso stanno tornando un po' di piloti. Il problema è magari se fanno scelte sbagliate, come Rory Skinner che va in Moto2 che non era ancora a livello, peccato, perché magari ci torna adesso nel BSB, però Rory Skinner per me è un pilota che assolutamente di talento meritava di fare un mondiale ben fatto prima o poi, solo che è andato in Moto2 troppo presto, consigliato male, ma vabbè, magari approfondiamo al prossimo episodio, dai Fabrizio. Assolutamente, diciamo che la nostra retta è volata come al solito, abbiamo iniziato ed è volata, speriamo che abbiamo fatto i compiti bene, quindi scriveteci che la prossima volta approfondiremo i temi che volete voi, quindi sarà un piacere per me e anche per Alessio, e quindi ringrazio Alessio e diamoci appuntamento alla prossima volta, al prossimo episodio. Sì, grazie Fabrizio, alla prossima, e mi raccomando commentate, che ci fa solo piacere ovviamente. Assolutamente, quindi commentate, dateci nuovi spunti che appunto io e Alessio ne parleremo. Quindi al prossimo episodio, grazie, ciao ciao.